Sono le 15.02 di venerdì 15 gennaio 2021, ce l'ho fatta a dire tutto per bene. Benvenuti, questi due centesimi, io sono Marco Chiffi e due centesimi è il programma delle risposte a domande che nessuno ha fatto. E questa è l'undicesima puntata, è la seconda di questo anno nuovo, una puntata bella, ricca soprattutto di crisi, perché il titolo di questa puntata è C'è crisi dappertutto. E questo titolo nasce da una citazione di un brano che ascolteremo tra poco. In questa puntata ovviamente parleremo di quello che sta succedendo in Italia, parleremo di quello che succede negli Stati Uniti, parleremo di Ariel Pink, che è ancora insomma una bella storia con diversi sviluppi, parleremo di ambiente, di privacy e tecnologia, di tantissime cose. Quindi mi raccomando, seguiteci, potete ascoltarci streaming da rkoneir.com. Potete anche scriverci al 351-677-6164 se volete così intervenire anche in diretta. E basta, noi cominciamo subito con questa meravigliosa canzone di Bugo che si chiama C'è crisi. Quanto è bello questo brano, Bugo con C'è crisi, un brano attualissimo, anche se ha, insomma, è un brano che ha un po' di anni, ora non vi voglio dire quanti, ma ha veramente un bel po' di anni, credo almeno una decina. Allora, c'è crisi dappertutto, ragazzi, dappertutto c'è crisi, come il titolo di questa puntata. Partiamo dalla crisi di governo
che stiamo vivendo, perché è anche difficile parlarne, perché sono delle cose che stanno succedendo proprio mentre, anche mentre stiamo andando in onda, perché proprio in queste ore c'è una situazione un po' complicata per Conte, che sta cercando di trovare i cosiddetti responsabili, cioè quei deputati e senatori che dovrebbero appoggiare il governo al posto dei rappresentanti di Italia Viva e quindi al posto di Renzi, e quindi cercare di dare ancora voce, diciamo, di sostenere ancora questo governo. Trovate sul Post un articolo molto interessante, perché fa un po' il punto della situazione per quella che appunto quello che sta succedendo in queste ore. Si chiama Domande e risposte sulla crisi di governo, la trovate proprio adesso in alto sulla home page del Post, e ci sono proprio domande e risposte, quindi il Post cerca di sempre essere molto chiaro nel cercare di dare delle spiegazioni, anche se poi la vera spiegazione che manca in queste ore è un po' perché siamo arrivati a questo, cioè perché Renzi ha deciso di far cadere questo governo e quindi di creare un po' tutta questa situazione. La risposta non c'è, tra l'altro, perché non si capisce che tipo di progetto anche politico ci possa essere dietro alle intenzioni un po' di Renzi, ma niente, potete sicuramente approfondire un po' su un po' di cose da questo articolo. Due articoli, anzi, interessanti, li trovate anche sull'inchiesta che approfondiscono questa situazione. Uno di Mario Lavia, che si intitola Il Conte 2 bis, Renzi ha tirato troppo la corda, governo in cerca di nuovi scilipoti a rotelle. E qui ovviamente dobbiamo aprire una parentesi su chi è Domenico, chi è Scilipoti, chi è Domenico Scilipoti, che è stato un politico, cioè è stato, non perché è passato diciamo a miglior vita, ma semplicemente perché non è più senatore in questi anni, è famoso perché insieme a Antonio Razzi nel 2010 fu tra quelli che scapparono dall'opposizione, andarono ad appoggiare l'allora governo Berlusconi, ce la posso fare, e praticamente proprio per i loro due voti passò la fiducia all'allora governo Berlusconi. Si parlò di tangenti, che loro erano stati pagati da Berlusconi per fare questo, e quindi sono in realtà poi passati alla storia degli ultimi 10-15 anni della politica, in ambito politico italiano, per quelli che si sono un po' venduti, anche se in realtà Razzi l'ha sempre detto. Razzi, leggevo questa mattina che anche in diverse interviste, poi a distanza di anni, ha detto: no, ma io, se ho fatto quello che ho fatto, è perché comunque avevo un mutuo da pagare, avevo una famiglia, ragazzi, quindi stavo pensando comunque in primis a coprirmi le mie spalle. Tra l'altro anche Razzi ha quella storia che gli mancavano 10 giorni per prendere la pensione, quindi non gli conveniva a lui in primis che cadesse il governo. E quindi sono tutti quei retroscena particolari che magari, chissà, anche in queste ore stanno accadendo al governo, tra i vari ministeri, perché c'è un po' di fibrillazione ovviamente quando si va soprattutto alla ricerca dei cosiddetti responsabili. C'è anche su Repubblica, si parla di Gruppo Italia 23, quindi sono i responsabili, ma li hanno anche già chiamati, gli hanno anche dato un nome, ecco, a questo gruppo. E quindi niente, vedremo nelle prossime ore che cosa succederà. Ore concitate soprattutto anche per quel che riguarda il nuovo DPCM, che è stato pubblicato, quindi abbiamo in realtà già delle informazioni, anche se sono appunto troppo fresche forse anche per parlarne. Ma io vi segnalo un sito per quel che riguarda tutto quello che potrete o non potrete fare nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Questo sito si chiama covidzone.info, covidzone.info. È un sito creato da As Usual Lab, che credo che sia una piccola startup, insomma una piccola realtà, che ha fatto questo sito che raccoglie praticamente... c'è un calendario, la home page è molto chiara, c'è un calendario con tutti i giorni della settimana, voi andate a selezionare il calendario, selezionate poi la vostra regione,
Io lo sto facendo qui in diretta, in questo caso la Puglia, e trovate sia delle ordinanze regionali che anche proprio tutto quello che potete o non potete fare in base ai vari DPCM e ai decreti che sono ancora in vigore. È un po' tutto caotico in queste ore, ma magari insomma approfondiremo anche durante la puntata qualche altra cosetta, vediamo un attimino di venirne a capo. Nel frattempo adesso ci ascoltiamo un altro brano, anche questo brano storico che insomma anche qui su RKO viene spesso mandato, e anche insomma è uno di quei brani immancabili anche in diversi DJ set di genere rock eccetera. Sono i Cure con Close to Me e ce l'ascoltiamo insieme qui a 2 centesimi. Con Close to Me qui a 2 centesimi. Siamo in diretta su RKO. Vi ricordo il sito rkonair.com e anche il numero WhatsApp per i vostri messaggi: 351-677-6164. Oltretutto, questo è un programma che va in onda in diretta il venerdì dalle 15 alle 16, ma che potete anche ascoltare e riascoltare in podcast, e trovate tutte le altre puntate sempre sul sito di RKO. Ritorniamo un pochino a parlare delle misure Covid, perché c'è vado a leggere un po' l'articolo un articolo che è stato pubblicato poco fa sul Post. Cosa prevede il nuovo DPCM? Trovate ovviamente su tutti i siti di notizie gli approfondimenti al riguardo.
Il decreto sarà in vigore dal 16 gennaio, quindi da domani al 5 marzo 2021. Conferma il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 di mattina, l'obbligo di usare la mascherina anche all'aperto e la chiusura di palestre, piscine e cinema. I musei potranno riaprire dal lunedì al venerdì solo nelle regioni in area gialla. E il governo ha invece inasprito le misure per quanto riguarda l'asporto nei bar. Per evitare assembramenti, fuori da locali sarà consentito acquistare cibo e bevande da asporto soltanto fino alle 18. Come dicevo poi, ve lo ripeto ancora, vi segnalo sempre questo sito covidzone.info, dove sicuramente anche nelle prossime ore saranno tutti implementati tutto quello che si può fare o meno nei prossimi giorni in ogni regione d'Italia, perché veramente c'è un delirio pauroso, perché anche ascoltando l'altro giorno ascoltavo anche un altro programma radio dove proprio tra i conduttori c'era che non si capivano, non si capivano di che cosa stessero parlando e che cosa si poteva o non poteva fare. Comunque non è un periodo facile, perché come dicevamo c'è crisi dappertutto e ad esempio in queste ore è caduto il governo dei Paesi Bassi. Noi già qui abbiamo i nostri problemi, ma anche nel mondo, ragazzi, non c'è proprio una situazione meravigliosa. Il governo dei Paesi Bassi è caduto per un scandalo, un vecchio scandalo legato al primo ministro che c'era, legato a dei sussidi per le famiglie, insomma vecchie questioni che sono ritornate a galla, e adesso è caduto il governo e anche lì le elezioni si terranno fra due mesi. Qui in Italia invece di elezioni non si sta parlando, principalmente perché forse gli unici a cui convengono le elezioni in questo momento sono quelli di Fratelli d'Italia, che infatti stanno ripetendo andiamo ad elezioni, ma in realtà quasi a nessuno degli altri. Non ci dimentichiamo che dalle prossime elezioni il numero dei parlamentari diminuirà, quindi anche a molta gente non è che conviene proprio andare ad elezioni dopodomani. Quindi chissà che magari anche questo non porterà un po' a risolvere i problemi che ci sono. D'altra parte parliamo un po' di Stati Uniti, perché come saprete sicuramente Trump è stato il primo presidente e il primo presidente nella storia degli Stati Uniti d'America ad essere messo sotto impeachment per la seconda volta. E il 20 gennaio prossimo, mercoledì prossimo, si insedierà Joe Biden, il nuovo presidente, ma i democratici stanno comunque portando avanti questa battaglia dell'impeachment. Ne vale la pena, nel senso che, voglio dire, siamo già al 15, in 5 giorni è difficile anche che si possa arrivare che si possa arrivare a qualche soluzione reale di questi problemi. Però c'è appunto anche qui un articolo del Post. Dite, perché leggi solamente il Post? No, perché loro comunque pubblicano articoli interessanti che sicuramente vale la pena leggere. C'è un articolo che si intitola Perché l'impeachment... a cosa serve l'impeachment adesso? È un articolo di Francesco Costa. In sostanza l'impeachment serve... intanto potrà anche avere, dopo che Trump non sarà più presidente, potrà avere delle conseguenze anche su Trump, innanzitutto, ma soprattutto perché bisogna punire la condotta del presidente a seguito di quello che è successo il 6 gennaio, quindi a seguito dell'assalto al Congresso. E i democratici sono molto... sono tutti concordi, insomma, nel voler comunque continuare a questa bella lotta, insomma, contro Trump, che, insomma, anche qui vedremo un po' che cosa succederà. Mancano 5 giorni e Trump adesso non ha più nemmeno la possibilità di utilizzare Twitter o altri social per poter parlare al mondo, però è una situazione sicuramente molto caotica. Anche qui è imprevedibile, non si sa che cosa succederà nei prossimi giorni, ma staremo a vedere. Ci ascoltiamo adesso un altro brano, arrivano qui a 2 centesimi in Hot Twist, ci piacciono molto in Hot Twist, questo è un pezzo nuovo che si intitola Where You Find Me. There's a line that's drawn from yours to mine to yours and back again. Does it all was nothing? Telephone rings it back with rings and drinks and lonely calls. Does it all was nothing?
No Twist con Where You Find Me. Intanto questo è 200esimo, io ve lo ricordo, siamo in diretta su RKO, forse anche in podcast, se ci state ascoltando in podcast. Ne approfitto per parlarvi anche del fatto che questo programma non è una mia esclusiva opera, mi piace chiamarlo opera, ma è il risultato del lavoro comunque di un gruppo di persone, e io ci tengo comunque sempre a dire che di questo gruppo fanno parte Maradandre e Francesco Caggiula, che oltretutto selezionano, con cui selezioniamo musica, argomenti, eccetera eccetera eccetera. Parliamo adesso di Ariel Pink. Chi è Ariel Pink? Ariel Pink è colui che è stato, lui intanto è un artista musicista americano. Era a Washington il 6 gennaio in occasione dell'assalto al Congresso, ed è successo che lui a un certo punto ha pubblicato un tweet, ha detto: sì, io sono qui a Washington per sostenere il nostro presidente. Sulle idee un po' sul sostegno di Ariel Pink nei confronti di Trump, se n'era anche già parlato nei mesi scorsi, negli anni scorsi. Lui un po' sosteneva questa cosa, quindi la sottolineava, un po' cercava di depistare, un po' di confondere la questione, quindi un po' diceva, un po' non lo diceva. E invece poi a un certo punto ha detto: sì, è vero, io sono qui per sostenere il nostro presidente. Che cosa è successo? È successo che la sua etichetta l'ha bellamente messo alla porta. L'hanno proprio, sempre con un tweet, la Mexican Summer, la sua etichetta, ha detto: ok, da oggi non sei più un nostro artista, un artista della nostra etichetta. E oltretutto Ariel Pink è diventato praticamente uno degli artisti forse più odiati al mondo proprio per questa cosa. E anche questo fa abbastanza specie. C'è un articolo su The Fader, TheFader.com, un articolo in inglese su Ariel Pink, sulla sua intervista durante il programma di Tucker Carlson, perché è andato lì per dire un po' la sua, per dire un po' secondo lui tutto quello che è successo. E alla fine lui ha detto: sì, ero lì, ma io stavo mostrando il mio sostegno pacificamente al presidente, io non ero uno di quelli aggressivi che hanno spaccato tutto, che hanno rubato tutto. E poi ha detto che in questo momento, a seguito della scelta della sua etichetta, lui è indigente e per strada, quindi ha sottolineato un po' questa sua condizione. E oltretutto, appunto, come detto prima, è tra quelli forse più odiati in questi tra gli artisti internazionali più odiati del mondo. Povero Ariel Pink. Riguardo però questo aspetto delle idee politiche dei musicisti, mi ricollego anche al probabilmente ne avrete sentito parlare negli anni, del presunto fascismo di Lucio Battisti. E anche questa è una storiella abbastanza divertente. C'è un articolo su rockit.it che si chiama appunto "Del presunto fascismo di Lucio Battisti". È interessante perché hanno innanzitutto anche chiesto a Mogol poi come stavano un po' le cose, e Mogol disse: Lucio Battisti non è mai stato interessato alla politica, io ne sono un testimone diretto perché con me non ne ha mai parlato. E Mogol oltretutto durante questa intervista parla anche di che cosa significava essere un cantautore negli anni 60 e 70, della serie: se facevi un certo tipo di musica, come poteva essere Guccini o anche altri, no? Musica molto schierata, mentre dice: io e Lucio non parlavamo di politica, parlavamo semplicemente di emozioni e basta. Però ci sono dei versi che nel tempo sono diventati, sono diciamo versi incriminati, come "Planando sopra boschi di braccia tese" della Collina dei Ciliegi, o anche "O mare nero, mare nero" della Canzone del Sole, che diciamo potrebbero ricordare le grandi adunate fasciste, secondo qualcuno. O anche "La fiamma si alza ancora dentro me" dalla canzone "Vendo casa". Insomma, diciamo che è stato più che altro un gioco della destra, che ha cercato di trovare un po' appigli, però sembra che in realtà non fosse vera questa storia.
chi lo sa, chi lo sa. Vedremo. Chi lo sa se lo sapremo mai. Nel frattempo, ci ascoltiamo un altro brano qui a 200esimi. È un brano di Ariel Pink, dell'artista, come dicevamo, più odiato in questo momento forse al mondo, perché è sostenitore di Donald Trump. Povero Ariel Pink, però, come si suol dire, ha fatto anche cose buone, tra cui Only in My Dreams. Ariel Pink con Only My Dreams qui a 200esimi su RKO. Siamo in diretta ancora fino alle 16. E come dicevo, Ariel Pink qualche cosa di buona l'ha fatta. Insomma, ha fatto dei dischi veramente molto molto belli, nonostante le sue idee politiche, diciamo, da sostenitore di Donald Trump. Ma cambiamo completamente argomento, adesso parliamo di ambiente con due notizie. La prima molto molto positiva, perché è una notizia di qualche giorno fa, cioè che il gigantesco buco dell'ozono sull'Antartide si è finalmente chiuso. Leggo da un articolo di fanpage.it della sezione scienze, anche se ovviamente questa è una notizia che trovate un po' in tantissimi altri siti che parlano di notizie legate all'ambiente. Questo buco dell'ozono aveva raggiunto la dimensione record di 24,8 milioni di chilometri quadrati lo scorso settembre, mentre il 28 dicembre si è finalmente chiuso. E questo è un dato, insomma, sicuramente molto importante. Non è strettamente legato alle chiusure da Covid dell'ultimo anno, anzi sembra che in realtà non abbiano, sì, ci sono stati degli effetti positivi, soprattutto nei primi mesi dell'anno, con le chiusure
delle città, i vari lockdown per quel che riguarda gli effetti ambientali, ma in realtà poi la situazione è ritornata abbastanza stabile. Mentre per quanto riguarda questo la chiusura del buco dell'ozono in Antartide, leggo qui dall'articolo su Fanpage: le ultime due stagioni di buchi dell'ozono hanno dimostrato la variabilità anno su anno di queste brecce e migliorato la nostra comprensione dei fattori responsabili di queste formazioni, della loro estensione e della loro pericolosità. Questa è una nota del WMO, la World Meteorological Organization. Oltretutto, il buco dell'ozono sull'Antartide è un fenomeno naturale che si ripresenta a intervalli regolari. È stato scoperto nel 1985 e ogni anno si apre più o meno tra agosto e dicembre. Quindi insomma, anche questo è un effetto ciclico. Speriamo che vedremo che cosa succederà poi in questo 2021. Ma date le premesse di come è cominciato quest'anno a livello un po' generale, ci possiamo aspettarci veramente di tutto. Altra notizia invece legata all'ambiente, questa molto più simpatica. Simpatica perché? Perché riguarda i pinguini, che notoriamente sono degli animali molto simpatici, e riguarda degli igloo artificiali realizzati da un architetto iraniano che ha creato un progetto Penguin Protection System, quindi un sistema di protezione per i pinguini con la creazione di questi igloo artificiali in Antartide. L'idea è quella di creare un igloo composto da due parti, quindi una esterna che diventa anche rifugio per gli animali, dove possono poi deporre anche le uova, prendersi cura dei cuccioli eccetera, e una parte invece inferiore, ok, quindi sott'acqua, che è collegata a un pendolo oscillante che produce elettricità utile a raffreddare il ghiaccio circostante. Quindi diventa un sistema anche utile per bloccare nel possibile lo scioglimento dei ghiacci. Un progetto molto, molto, molto interessante. C'è un articolo su Green Me riguardo questi igloo artificiali e niente, è sempre bella la storia, diciamo, di un architetto iraniano che un giorno si sveglia e dice: io oggi faccio qualcosa per salvare i pinguini. Voi lo fate? Voi lo fate? Chissà se lo fate. E comunque questa cosa dell'igloo mi ricorda molto gli igloo che sono stati messi fuori dai bar di New York a Manhattan, perché molti newyorkesi hanno questa necessità di doversi comunque incontrare, no? E quindi di consumare anche qualche cosa fuori dai bar. E questi igloo sono stati creati, sono delle bolle trasparenti praticamente, che sono state create per garantire il distanziamento sociale. Peccato, comunque restano sempre più simpatici i pinguini dei newyorkesi, secondo me. Ci ascoltiamo un altro brano, Death Cab for Cutie con Near Far, sempre vicino lontano, vedi, vicino lontano, ritorna tutto. Flicker like a fluorescent light, an intermittent strobe in a lonely night. As I am standing by your side, trying to breach this dark and deep divide. You're here. Thank you.
Madcap for Cutie qui a 2 centesimi su RKO. Adesso c'è questa parentesi tech, anzi questa parentesi nerd, ma cercherò di essere molto chiaro e comprensibile, che poi non è che sia io una grande cima in ambito di tecnologia, ma insomma proviamo a parlarne insieme, ok? Si è parlato tanto di WhatsApp negli ultimi giorni per l'aggiornamento riguardante le nuove regole sulla privacy. Che cosa è successo? Che a tutti quelli che hanno WhatsApp installato sul proprio telefono è arrivato un bel messaggino dove diceva: accetti i nuovi termini riguardanti la privacy e quindi la gestione di tutti i tuoi dati? Se sì, conferma e quindi continua a usare WhatsApp. Se invece no, hai tempo fino all'8 di febbraio, dopodiché non potrai più utilizzare semplicemente WhatsApp. Ora, noi sappiamo che in Italia WhatsApp è praticamente l'app di messaggistica più utilizzata da tutti. Anche se appunto molta gente anche già utilizza Telegram, negli ultimi anni anche Telegram insomma è cresciuta come diffusione, ma resta comunque WhatsApp l'app principale. Che cosa è successo? E in generale dobbiamo preoccuparci di questa cosa? Allora, non dobbiamo preoccuparci perché noi diciamo italiani nell'Unione Europea non cambia granché, perché noi siamo già protetti dal GDPR, che è quel regolamento a livello europeo che regola un po' tutto l'utilizzo dei nostri dati sensibili. Ma che cosa riguardano queste regole sulla privacy? Che praticamente Facebook, per poterti dare delle pubblicità mirate in base a quelle che sono le tue abitudini, necessità, eccetera, utilizza e utilizzerà anche i dati provenienti da WhatsApp. Questo appunto, ripeto, per noi italiani non cambia granché, però fuori, diciamo, dall'Unione Europea, per diversi altri paesi del mondo succederà questo. Quindi c'è una perdita, diciamo, di controllo sui propri dati sensibili, che vengono appunto lasciati in balia di Mark Zuckerberg e della sua creatura. Saprete sicuramente infatti che WhatsApp fa parte di Facebook. È circolata anche un'immagine molto interessante riguardo che racchiude un po' tutto quello che racchiude le principali app di messaggistica istantanea, quindi come Telegram, WhatsApp, eccetera, con anche una specifica dei dati che queste app prendono e che utilizzano. E in queste praticamente c'è Telegram e i message, che ne prendono, insomma, utilizzano pochissimi dati. WhatsApp ne utilizza già abbastanza. Messenger di Facebook invece praticamente vi guarda anche, non lo so, il numero di scarpe che portate, anche se avete le suole consumate. Quindi sappiate che comunque la vostra presenza su Facebook non è proprio il massimo se ci tenete ai vostri dati, alla vostra privacy. Dove voglio andare a parare? A parlarvi anche di Signal. Credo che si pronunci così, ma insomma è un'applicazione anche questa di messaggistica istantanea, pensate, consigliata anche da Elon Musk, e consigliata insomma da tutti quelli che si occupano di privacy, perché è l'app dove è un'app di messaggistica che non vi traccia in alcun modo, cioè non vi chiede niente, non controlla niente, è molto sicura da questo punto di vista. E c'è stato infatti negli ultimi giorni, in virtù di questa scelta di WhatsApp, quasi una migrazione verso Signal. In realtà, se provate anche a scaricarla, vedrete che magari avrete qualche decina di contatti lì sopra, ma magari che si sono anche loro registrati, ma insomma da qui a riuscire a cambiare app di messaggistica un po' ce ne passa. Però ecco, entriamo nell'ottica un po' tutti, che è probabilmente una riflessione anche su quale usare, quale app usare, perché e con chi forse va fatta. Io utilizzo anche Telegram, per dire che è un'app molto 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 ben fatta e funziona molto bene, però ecco, c'è sempre che poi gli amici, quelli più stretti, poi magari non utilizzano né Telegram né Signal, e quindi bisogna continuare ad avere a che fare con i soliti gruppi su WhatsApp. Ma vabbè, questa è la nostra... dobbiamo fare i conti anche con questo, che dobbiamo fare?
Va bene, ci ascoltiamo un altro brano qui a 2 centesimi, Bob Mould con I Don't Know You Anymore, e poi ritorniamo sempre qui in diretta a 2 centesimi. Bob Mould a insomma dare una spinta di energia a questo pomeriggio qui a 2 centesimi su RKO. Io vi ricordo il sito rkonair.com, dove potete non solo ascoltare e riascoltare questo programma, ma anche tutti gli altri programmi di RKO, ma anche leggere diversi articoli, perché rkonair.com è anche un magazine. C'è l'ultimo articolo pubblicato, un'intervista a Francesco Bianconi, realizzata dal nostro direttore Carlo Chicco, quindi vi consiglio insomma di andare a aprire il nostro sito, leggere, ascoltare e quant'altro. Parliamo adesso di Elon Musk. Abbiamo detto prima che lui consigliava l'app Signal come app di messaggistica istantanea, insomma, perché molto sicura, molto attenta alla privacy. Parliamo di Elon Musk, che è diventato l'uomo più ricco del mondo. Ecco, questa è la notizia proprio lanciata lì così. La sua ricchezza personale è salita a 194,8 miliardi di dollari, superando un altro signore abbastanza denaro, come Jeff Bezos di Amazon, il fondatore, insomma, il proprietario di Amazon. Ci sono diversi motivi riguardo a questo. Ora, è una notizia, non è una notizia, fa pensare soprattutto per due cose. La prima, perché è successo questo? Per vari motivi.
Il divorzio di Jeff Bezos, che quindi ha dovuto dare tipo il 20%, il 25% della sua ricchezza personale alla moglie, e quindi di conseguenza questo l'ha portato a perdere purtroppo il primato di questa meravigliosa classifica. E l'altra parte invece, un aumento incredibile delle azioni, del valore delle azioni di Tesla. Parliamo di un aumento del 743%. Ecco, ho trovato il numero preciso. Uno degli aumenti, oltretutto, più incredibili mai avvenuti nella storia, insomma, economica mondiale. E insomma, una bella storia. Chi ha favorito questo boom del valore delle azioni di Tesla? Non solo Elon Musk, ma anche tutti quelli che all'epoca investirono il proprio denaro in Tesla. Uno di questi si chiama Jason DeBolt. Lui ha 39 anni e riuscirà tranquillamente, anzi è già probabilmente andato in pensione, cioè non avrà più bisogno di lavorare, perché nel 2013 comprò 2500 azioni di Tesla, che allora avevano un valore di $7.50. Quindi lui investì una certa cifra, intorno ai 18-20 mila dollari, per comprare quelle azioni, e oggi ne possiede 14.850, perché col tempo comunque è aumentato, diciamo, ne ha comprate altre, ed è arrivato praticamente ad avere oggi un patrimonio di 12 milioni di dollari, perché nel frattempo appunto queste azioni, come dicevo, hanno avuto un'impennata incredibile, quindi lui non avrà più bisogno di fare niente nella sua vita, al contrario di noi altri, che invece ci tocca lavorare, ragazzi, e dobbiamo anche fare attenzione a dove investiamo i nostri $7.50. Comprando una azione di Tesla nel 2013, noi probabilmente avremmo, nel 2013 ci saremmo comprati, non lo so, una pizza o qualche cosa così. Quindi bravo Jason, che ci ha visto anche lui molto lungo. Detto questo, niente, noi ci ascoltiamo adesso un altro brano dei The Drums. Rido perché questo brano si intitola Money, è stato scelto dal nostro Francesco. Tutta la scaletta di oggi in realtà ha un ottimo senso, perché ogni argomento è legato al brano che segue. E niente, troppo bravi Francesco e Mara. Ci ascoltiamo intanto i The Drums con Money. Magari anche loro ancora non sono diventati indigenti come era il Pink, credo, non lo so, poi glielo chiediamo. Take it for a ride.
The Drums con Money qui a 2 centesimi su RKO. Intanto niente, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, pensate, nonostante tutto, nonostante la crisi che c'è ovunque e dappertutto. Noi ritorneremo venerdì prossimo, sempre qui su RKO in diretta dalle 15 alle 16, ma vi ricordo anche che potete ascoltare e riascoltare questo programma attraverso il sito rkonair.com nella pagina di 2 centesimi. Insomma ragazzi, io vi auguro un weekend con meno crisi, anche se sembra che arriverà quest'aria gelida, arriverà il freddo siberiano anche in questo weekend, ma vedremo. Insomma, tanto ormai non abbiamo avuto l'assalto al congresso negli Stati Uniti, impeachment, crisi di governo, insomma ce l'abbiamo avute tutte, siamo solo al 15 di gennaio, quindi un po' di freddo diciamo che non ci non ci spaventa. E niente, noi torniamo venerdì prossimo. Io ovviamente ringrazio nuovamente Mare Francesco per l'aiuto per la realizzazione di questa puntata. Noi chiudiamo ascoltandoci Life Goes On di Noah and the Whale, perché appunto la vita va avanti nonostante la crisi, perché c'è crisi dappertutto ragazzi. Io ero in dubbio se cominciare la puntata con Bugo oppure con i Blue Vertigo con la crisi, poi in realtà abbiamo scelto Bugo perché ci piaceva di più, ma magari ascolteremo i Blue Vertigo in un altro momento. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, passate appunto un'ottima serata, un ottimo weekend e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao. Likes brandy and the way it hits her lips. She's a rock and roll survivor with pendulum hips. She's got deep brown eyes that have seen it all. Working at a nightclub that was called The Avenue, the barman used to call her Little Lisa Looney Tunes. She went down on almost anyone. And from the hard time living till the Chelsea days, from when her hair was sweet blonde till the day it turned gray, she said L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. You got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Like a map on their face. And Joe, he was an artist just living out a case. But his best word was his letters home. Extended works of fiction about imaginary success, when chorus girls and neon were his closest thing to friends. But to a writer, the truth is no big deal. And from the hard time living to the sleepless nights and the black and blue body from the weekend fights, he'd say L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. Earth, I won't lift to the sky. Just breathe in the air and blink in the light. On my last night on earth, I pay a high price to have no regrets and be done with my life. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. Got more than money and sense, my friend. You got heart and you go in your own way. L-I-F-E-G-O-E-S-O-N. What you don't have now will come back again. You got heart and you go in your own way.